Quindi sorelle, ci raccogliamo insieme in preghiera per meditare la Via Crucis. Siamo davanti a Gesù presente nell'Eucaristia e siamo davanti a una reliquia che accompagna da secoli la storia di Ferrandina, la reliquia della Santa Croce. Questa reliquia a cui si sono rivolte generazioni prima di noi, in caso di calamità, in caso di pestilenza, per invocare l'aiuto del Signore. E con lo spirito e con la fede dei nostri avi, con la fede anche dell'emorroissa che volle toccare il lembo del mantello di Gesù, noi attraverso questa preghiera davanti al Santo Legno vogliamo sperimentare la presenza in mezzo a noi di Gesù, che oggi porta la croce per noi e con noi, ma ci assicura che è con noi e non ci mancherà il suo amore, la sua amicizia, la sua protezione, non solo per la nostra cittadina, ma per il mondo intero e per tutti gli ammalati per i quali offriamo questa preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore crocifisso, sia con tutti voi. In questa Via Crucis ci stringiamo spiritualmente a tutti coloro che sperimentano la fragilità e il tormento per l'epidemia del coronavirus. Non vogliamo dimenticare nessuno. O Padre, aiutaci a comprendere il mistero di amore che è racchiuso nella croce del tuo Figlio Gesù, l'amato e ucciso, il vivente che si è sacrificato per noi. Mentre siamo smarriti per il dolore di tanti fratelli, per il calvario dei medici e degli infermieri, per l'ansia di tante famiglie, noi guardiamo al tuo mistero di dolore e di amore, qui reso presente dalla Santa Eucaristia e vicino a noi nella reliquia della Santa. Mentre portiamo la nostra croce, preghiamo per chi la sta portando ancora più pesante. Pensiamo ai malati contagiati dal Covid-19 che sono in agonia senza poter essere assistiti dai loro familiari. Pensiamo all'inquietudine dei malati terminali e invochiamo su tutti lo Spirito Santo, sia Lui a dare conforto. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni, Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù e lo condussero. Preghiamo insieme, diciamo, perdonaci Signore, per quando abbiamo pensato che il dolore e la sofferenza degli altri non era affare nostro, perdonaci Signore, per quando preferiamo i nostri interessi e restiamo indifferenti di fronte ai malati, ai poveri e ai sofferenti, perdonaci Signore, per quando assecondiamo giudizi superficiali, facciamo di fronte alle falsità, scegliamo i nostri comodi senza pensare ai più vulnerabili, perdonaci Signore. Per quando non abbiamo capito l'umiliazione di chi era discriminato e guardato con sospetto, perdonaci Signore. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo paura della verità. Essa ci compromette, ci obbliga a prendere posizioni scomode. Con l'aiuto dello Spirito chiediamo di essere fedeli alla nostra coscienza, di ben formarla allenandoci alle virtù e nell'ascolto della parola,
per essere profeti della carità, attenti a chi è più debole. In questo momento di prova per l'Italia intera e per il mondo, donaci di essere cittadini responsabili, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seconda stazione, Gesù è caricato dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Ed egli, portando su di sé la croce, uscì verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota. Diciamo insieme, sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di schierarci per un mondo più giusto, anche attraverso i nostri comportamenti quotidiani. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di testimoniare l'attenzione a chi è debole, anziano, svantaggiato, disoccupato, e di pretendere adeguate politiche. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di essere coerenti anche quando siamo in minoranza. Sei tu la nostra forza, Signore. Preghiamo. Signore Gesù, non ci rassegniamo a stare sudditi delle ideologie che schiacciano i poveri e i popoli. Non cediamo alla logica dello scontro infinito. Donaci di scegliere stili di vita che siano attenti alle persone, fragili e deboli, e alla tutela dell'ambiente che è la nostra casa comune. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Terza stazione, Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse, attesi ansioso e nessuno che mi sostenesse. Diciamo insieme, ti ringraziamo, Signore, perché anche se umiliato hai continuato ad amarci, ti ringraziamo, Signore, perché ancora prima del nostro pentimento tu ci hai perdonati, ti ringraziamo, Signore, perché continuamente ti prendi cura di noi, ti ringraziamo. Preghiamo. Signore Gesù, per la tua misericordia, guariscimi dalla lepra del peccato, risana i miei occhi perché contemplino le tue meraviglie, ridona vigore al mio cammino dietro di te, risana il mio cuore perché possa amare i fratelli come li ami tu, e ora dona ristoro e sostegno a chi è in ospedale, in isolamento, in terapia intensiva. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù vide la madre lì presente. Diciamo insieme, dona la tua grazia, Signore, a tutti i genitori che con dedizione accompagnano la crescita dei figli e che vivono l'inquietudine di questi giorni. Dona la tua grazia, Signore, a tutti i genitori che piangono per la morte di un loro figlio. Dona il tuo conforto, Signore. A
tutti i genitori che faticano a comprendere le scelte dei loro figli, dona la tua grazia, Signore. Preghiamo. Signore Gesù, sostieni le responsabilità educative dei genitori, come Maria sappiano restare accanto, ma anche promuovere il cammino autonomo dei figli, perché ciascuno sia aiutato a trovare la propria strada originale in risposta all'amore di Dio. Dona una grazia speciale ai genitori che hanno figli malati. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal cielo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Or mentre lo conducevano al patibolo, presero un certo Simone di Cirene e gli posero addosso la croce. Diciamo insieme, aiutali Signore a portare la croce insieme a te. Per i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari, le forze di polizia, aiutali Signore a portare la croce insieme a te. Per i governanti, chiamati a gravi responsabilità per il bene di tutto il Paese. Aiutali, Signore, a portare la croce insieme a te. Per i giovani, chiamati a scelte di vita impegnative nel servizio ai fratelli, agli svantaggiati e alla Chiesa, aiutali, Signore, a portare la croce insieme a te. Preghiamo. Signore Gesù, aiutaci a portare la nostra croce e a sostenere chi cade nel portare la croce. Cresca in noi il desiderio della condivisione e della solidarietà. Benedici e alimenta i desideri dei giovani in scelte di vita coraggiose, anche di consacrazione a te, anche di servizio all'umanità debole. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Cristo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei più piccoli, l'avete fatta a me. Preghiamo insieme, donaci Signore un cuore docile. Appena finita la quarantena vogliamo unirci ai tanti che con generosità fanno volontariato. Donaci Signore un cuore docile. Vogliamo vincere le facili giustificazioni che ci frenano dal collaborare in parrocchia. Donaci Signore un cuore docile. Vogliamo che il Vangelo e la carità trasfigurino la nostra vita, rendendoci immagine di Cristo per tutti coloro che abitano accanto a noi. Donaci, Signore, un cuore docile. Preghiamo. Signore Gesù, saremo giudicati sull'amore. Guardiamo alla tua tenerezza, alla tua compassione, alla tua misericordia, alla tua capacità di perdonare. Donaci il coraggio di inventare modalità per spezzare la malinconia degli anziani. Vogliamo imparare da te a sconfiggere la maledetta solitudine che ci fa ripiegare su noi stessi e a coltivare un cuore di veri fratelli, tutti vivi e regni nei secoli dei secoli. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia: consegnò la sua vita alla morte e fu annoverato tra i malfattori. Diciamo insieme: Signore, accogli la nostra supplica. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Questo tempo sia occasione per una maggiore intimità con te. Signore, accogli la nostra supplica. Fa che riconosciamo i nostri peccati e ci impegniamo nella via della penitenza e della carità. Signore, accogli la nostra supplica. Aiutaci a passare dall'osservanza esteriore delle pratiche a una vita piena di misericordia. Signore, accogli la nostra supplica. In questo tempo in cui si è maggiormente in casa, dona alle coppie e alle famiglie di consolidare il loro amore, che ciascuno cerchi di rendere felice gli altri. Signore, accogli la nostra supplica. Preghiamo. Signore Gesù, questa quaresima quarantena ci trovi decisi nel cammino della conversione personale e comunitaria, perché il Vangelo risplenda nei nostri pensieri, nelle nostre opere, nelle nostre relazioni. Donaci la pazienza e la comprensione per le insofferenze dei nostri familiari in questo strano tempo di rinunce e di croci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne piangenti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Figlia di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Preghiamo insieme: Dio di misericordia, pietà di noi. Per le mamme che soffrono per gli errori dei figli e anche per noi peccatori, Dio di misericordia, pietà di noi. Per tutte le donne illuse, maltrattate, picchiate, e per le nostre indifferenze colpevoli, Dio di misericordia, pietà di noi. Per quando siamo stati confusi nei nostri sentimenti e viviamo un'affettività disordinata, Dio di misericordia, pietà di noi. Preghiamo. Signore Gesù, anche quando i nostri occhi sono velati dalle lacrime, aiutaci a portare la nostra testimonianza di solidarietà e competenza come fanno in modo esemplare tante donne e tanti uomini che si dedicano a un lavoro di cura negli ospedali, nelle case di riposo, negli ambulatori, nei centri diurni. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 22. Quasi esanime a terra mi ha ridotto, un branco di cani insieme. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. In questo tempo, nel rispetto delle precauzioni sanitarie, donaci la fantasia della carità per far sentire il tuo conforto a chi è solo e a chi è nel lutto.
Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Aiutaci a non giudicare chi è caduto, perché non sappiamo il peso della sua croce. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Aiutaci a restare accanto alle famiglie ferite, ai coniugi traditi, a quelli che stanno lottando per rialzarsi. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Preghiamo. Signore Gesù, quante persone cadono sotto il peso della croce. In essi intravediamo il mistero del peccato, dell'intreccio scabroso di ingiustizie, invidie e debolezze umane. Donaci di fermarci per sperimentare la luminosa possibilità di incontrarti anche dentro la fragilità nostra e dei fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Decima stazione. Gesù viene spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste per sapere a chi di loro dovesse toccare. Diciamo insieme, donaci il tuo spirito, Signore. Sia la tua parola ad illuminare i nostri pensieri, progetti e decisioni. Ora alimenti in noi la determinazione al bene comune, anche a costo di sacrifici personali. Donaci il tuo spirito, Signore. Sia il nostro battesimo a qualificarci come figli di Dio e fratelli. Donaci il tuo Spirito, Signore. Sia lo Spirito Santo a vincere la nostra grettezza e a condurci a una maggiore generosità. Donaci il tuo Spirito, Signore. Signore Gesù, non vogliamo adeguarci a chi fomenta paure, conflitti, egoismi. I problemi sono complessi, ma come tuoi amati figli vogliamo portare nella società, nell'economia, nella politica, la testimonianza del bene comune, con particolare riguardo per chi è oppresso e debole, malato e disabile. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Undicesima stazione. Gesù viene crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Fu crocifisso insieme ai malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Diciamo insieme, ti rendiamo grazie, Signore. Donami la forza di pregare di più e meglio in questi giorni rallentati, non abbiamo scuse. Ti rendiamo grazie, Signore. Donaci di riconoscerti nei fratelli inchiodati nelle loro croci. Ti rendiamo grazie, Signore. Donaci di sentirti accanto anche quando non ti vediamo e la nostra croce si fa pesante. Ti rendiamo grazie, Signore. Preghiamo. Signore Gesù, ti contempliamo nei fratelli che portano le stigmate del loro dolore, ma anche del tuo amore. Dona conforto ai malati. Noi dona di essere trasfigurati nella vita nuova per la potenza della tua grazia. Tu che vivi e regni nei secoli dei
nei secoli. Amen. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, esclamò: tutto è compiuto. Poi, chinato il capo, rese lo spirito. Diciamo insieme: sia lode e onore a te, Signore Gesù. Il forzato digiuno eucaristico che viviamo ci aiuti a riscoprire la bellezza della messa. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Con l'offerta di Cristo impariamo a mettere sull'altare la nostra vita come sacrificio vivente, santo e a Dio gradito. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Fede e vita, Eucaristia e quotidianità, preghiera e lavoro, Vangelo e famiglia, siano in armonia. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Preghiamo. Signore Gesù, siamo stati scelti come i tuoi apostoli. Sentiamo la nostalgia di vivere l'Eucaristia come partecipazione al mistero pasquale, così da essere innestati nella vita trinitaria. Donaci di ritrovarci presto insieme, come comunità da te convocata, attorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tredicesima stazione. Gesù viene deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. E Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo avvolse in un cambio. Dicendo: Signore, tu sei vita e salvezza, accoglimi nel tuo regno. Per i nostri fratelli che sono morti soli in ospedale, senza il conforto dei familiari, Signore, tu sei vita e salvezza, accoglimi nel tuo regno. Per coloro che hanno sperimentato il tradimento, la solitudine e l'abbandono, Signore, tu sei vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Per coloro che hanno una ricerca di fede tormentata dai dubbi e sono stati scandalizzati dai nostri peccati, Signore, tu sei vita e salvezza, accoglili nel tuo regno. Preghiamo. Signore Gesù, alimenta in noi il desiderio di restarti vicini come Maria che ti ha tenuto tra le braccia. Rendici capaci di restare accanto alle ferite e al dolore di ogni fratello che è sul nostro cammino. Che nessuno muoia disperato, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra dove nessuno ancora era stato messo.
insieme, Signore, io credo al tuo amore. Aiutami a ripeterlo ogni giorno, adesso e nell'ora della mia morte. Signore, io credo al tuo amore. Aiutami a testimoniarti a tutti coloro che sono nelle gabbie dell'egoismo, della rassegnazione, della divisione. Signore, io credo al tuo amore. Donaci la fantasia di accompagnare i nostri ragazzi e i nostri giovani nell'incontro con te, che anche questo strano tempo di famiglia sia occasione per vivere insieme la fede. Signore, io credo al tuo amore. Preghiamo. Signore Gesù, tu sei ancora con noi e decidiamo di professare con la vita la nostra fede. Ci impegniamo a costruire relazioni di solidarietà vera, perché guardiamo al futuro con speranza e nell'attesa della tua piena manifestazione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, sentendoci parte della grande famiglia di Dio, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù, anche la nostra vita tante volte è una via crucis, ma noi crediamo nella Pasqua e con Maria custodiamo la tua parola. Continua ad educarci alla nuova cultura dell'incontro, dell'ascolto reciproco, della paziente riconciliazione, perché nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e tempo libero e nei nostri caseggiati possiamo insieme sperimentare la gioia di saperci amati da Dio. Ma soprattutto rendici più attenti ai malati, agli anziani, ai più vulnerabili. Che questa dura esperienza ci faccia diventare uomini e donne migliori, più conforme al Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, abbiamo contemplato la passione e la morte del Figlio di Dio. Chiediamo al Signore che infonda in noi il coraggio della fede e della testimonianza generosa. Sopra il popolo che ha commemorato la morte di Cristo, Figlio di Dio, nella speranza di risorgere con Lui, scenda l'abbondanza dei doni di Dio. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede e l'intima certezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Rendiamo. You